servono per la costruzione di una Toronto in composito con la muffola Lie-Glass. La muffola Lie-Glass viene fornita una base e due coperchi. Poi serviranno i siliconi. Partiamo dal primo silicone per fare la prima base, è l'Universal Blue. Serviranno il Transpa Silicone 22 Shore e il Transpa Silicone 50 Shore. Durante la dimostrazione vi spiegherò gli usi di ogni singolo materiale. Dopodiché abbiamo la nostra struttura completa con la forma sia dei denti che della gengiva, tutto modellato. Allora, si possono usare vari modi per la costruzione. O manualmente sulla struttura metallica andiamo a modellare tutto quanto, sia i denti che le dentine, smalto e la forma dei denti e la forma della gengiva. Oppure, se approcciamo al digitale, se siamo forniti di tecnologia digitale, possiamo fare i vari passaggi con una stampante 3D o con un fresatore, dipende un po' da come siamo organizzati in laboratorio. Ecco, allora partiamo. Primo passaggio, dobbiamo creare una base col silicone blu. L'ho già fatta. Cosa facciamo? Montiamo quattro analoghi sotto la nostra struttura. Non serve che siano collegati fra di loro. Impastiamo il silicone e inseriamo la nostra protesi nel silicone. Aspettiamo l'indurimento e abbiamo questo risultato. Dopodiché isoliamo sempre con vaselina in pasta la nostra base, in maniera che quando andremo a colare non si attaccheranno i vari tipi di silicone. Dopodiché dobbiamo preparare dei perni di iniezione del nostro materiale per poter iniettare il composito nella base. Cosa possiamo usare? Ci sono vari tipi. Possiamo usare o degli aghi da siringa, io di solito ne metto uno ogni due denti, uno così ogni due denti, oppure possiamo usare anche questi. Questi sono praticamente delle graffette da ufficio, hanno lo stesso diametro dell'ago della siringa, sono molto comodi e a buon mercato. Cosa facciamo per fissarli? Basterà fare un forellino con una fresa, un po' di attac e blocchiamo la nostra stanghetta. A questo punto abbiamo il nostro coperchio bloccato, i nostri perni che serviranno per l'iniezione. Dobbiamo solamente impastare il silicone 22 Shore in quantità 1 a 1 e colarlo. Di solito io faccio per queste muffole dai 36 ai 40 grammi di pasta A e dai 36 o 40 grammi di pasta B. Impasto e cogliamo il silicone. A indurimento del silicone avvenuto, mi raccomando, sempre sotto pressione dalle 2 alle 4 atmosfere per mezz'ora, noi possiamo aprire la nostra muffola. E questo è il caso che vi ricordo di usare sempre vaselina per l'isolamento, se no rischiamo di avere un blocco unico. Togliamo la base blu, disinseriamo la nostra struttura e la reinseriamo nel nostro controstampo. Cosa abbiamo creato? Abbiamo creato il primo stampo per l'iniezione dello smalto, quindi questo ci servirà. Questa base non ci serve più. A questo punto abbiamo questa muffola, andremo a risolare ancora la base, a fare 4-5 fori nella parte sotto che serviranno per l'iniezione della parte rosa. Dopodiché dobbiamo bloccare gli analoghi. Questo perché, se non li blocchiamo due a due, quando andremo a svitarli gireranno e avremo dei problemi a reinserire. Io uso Easy Bar, tanto li blocco così con un po' di composito di fisso all'analogo, un po' di resina a freddo, e abbiamo la nostra struttura. Mettiamo i nostri perni, abbiamo la nostra muffola con la base inserita con i perni. Dobbiamo creare la base per l'iniezione della parte rosa.
Quindi cosa servirà? In questo caso ho usato del silicone 22 Shore per mostrare meglio l'iniezione del silicone. In un caso reale preferisco usare il 50 Shore. Comunque qui andiamo a prendere il nostro silicone, in questo caso appunto il 22 Shore, lo andiamo a impastare come prima, 1-1, quantità 1-1, sempre dai 36-40 grammi. E lo facciamo indurire in sottopressione per mezz'ora. Ecco fatto, abbiamo il nostro silicone indurito, vedete anche le nostre barrettine bloccate. Andiamo a aprire la muffola. Abbiamo la nostra base che servirà appunto per l'iniezione della base rosa, del composito rosa. Fatto questo, abbiamo le nostre due basi. Adesso dobbiamo creare la base per l'iniezione della dentina e dello smalto. Cosa facciamo? Praticamente andiamo a togliere tutta la parte che andrà iniettata in gengiva rosa. Quindi noi con la nostra fresa o sempre appunto con la stampante ce la creiamo, andiamo a reinserirla. Togliamo questa nostra base che servirà, andiamo a reinserire la muffa, ricordandosi sempre di isolare ogni passaggio. Dopodiché, qui non serviranno perni, perché qui non la base servirà solo come tenuta, quindi non servirà niente. Monteremo anche qua i nostri analoghi, come vedete nella base già colata. Adesso per motivi di tempo non ve li faccio vedere, tanto si capisce. Uso il silicone 50 Shore, lo vado a impastare e lo vado a colare sempre sotto pressione con i tempi indicati prima. Ecco, a indurimento del silicone andiamo ad aprire la nostra muffola e abbiamo questo risultato. Adesso dobbiamo creare l'ultimo stampo, che è lo stampo per iniettare la forma della dentina. Ecco, quindi noi in questo caso abbiamo la nostra struttura con la forma della dentina. Se la facciamo in un progetto CAD, facciamo una riduzione della forma completa. Se usiamo invece un metodo analogico, monteremo la nostra struttura sui modelli con delle mascherine preparate in precedenza, andremo a controllare i nostri spazi. Queste mascherine poi serviranno anche per la caratterizzazione interna, ma quello lo vedremo in un appuntamento successivo. Ecco, abbiamo la nostra muffola con i perni di iniezione. Altra cosa importante, ad ogni passaggio proteggo i fori delle viti con del Teflon. Preferisco usare quello ad alta densità per l'appunto, perché si compatta molto meglio e quando la vado a togliere è molto più semplice invece dell'altro. Bloccati i perni, protetti i nostri fori, andiamo sempre, ricordandoci di aver isolato la base del silicone, andremo a prendere sempre il nostro 22 Shore e lo andremo a colare sempre il solito peso, 36-40 grammi e la solita cottura. Finito l'indurimento, andremo ad aprire la nostra muffola. E abbiamo completato tutti i passaggi per la costruzione della Toronto. Riassumendo, a questo punto abbiamo tutte le nostre basi e stampi e controstampi pronti. Andremo a montare la nostra struttura, ricordandoci per le iniezioni di dare trattamenti adesivi ed opaco. Fatto questo, andremo a montare la nostra base con la forma della dentina e andremo a iniettare la dentina. Dopodiché togliamo, andremo a reinserire il coperchio con la forma completa e andremo a iniettare lo smalto. Dopodiché andremo a inserire la nostra base
con la forma rosa e andremo a iniettare la rosa. E qui abbiamo fatto tutti i passaggi. Diciamo, questo discorso, questi passaggi è molto più lunga la preparazione, ma questo ci aiuterà molto nella finalizzazione del lavoro. Se per caso non sono stato chiaro e tutto, mandatemi un messaggio quando uscirà il video, cercherò di rispondervi al più presto. Grazie per l'attenzione.